Lo Stato è buono perché abbiamo innanzitutto una efficienza notevole, riusciamo a definire entro l'anno i processi nuovi che arrivano, abbiamo una cioè un numero di decisioni maggiore dei processi nuovi, cioè vi è una progressiva riduzione dell'arretrato storico. Oggi come oggi la giustizia tributaria certamente è una delle più rapide rispetto agli altri tipi di magistratura. Da fare c'è organizzare la magistratura di carriera a tempo pieno in maniera esclusiva. Il vero punto dolente è l'esistenza attuale di un giudice a tempo pieno, nel senso che ognuno di noi fa un'altra attività. Noi siamo magistrati part-time, magistrati tributari part-time. Per il 2012 si è visto un abbattimento del debito pubblico giudiziario, un calo dei ricorsi pendenti, ci sono stati anche degli istituti che hanno favorito la mediazione tributaria, quella forma di accordo per le controversie che avevano valore inferiore ai 20.000 euro, e comunque le controversie che sono attualmente pendenti hanno un volume, il volume del contenzioso attualmente è di 25 miliardi di euro. La giustizia tributaria si colloca come giurisdizione, la quarta giurisdizione dello Stato, all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche, perché 25 miliardi di euro equivalgono a una manovra finanziaria.